Un saluto da Ivan Paparelle, ben ritrovati sul nostro canale YouTube. Oggi conosciamo Sony Xperia 1, il nuovo top di gamma del produttore giapponese. Un dispositivo che abbiamo conosciuto per la prima volta durante il Mobile World Congress di Barcellona tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo di quest'anno. Un telefono che ha destato molta curiosità in tutti perché riesce a concentrare una serie di importanti novità. Alcune riguardano il marchio Sony, altre riguardano il mercato in senso generale. Quella più evidente la stiamo osservando. Un display con un rapporto di forma davvero particolare, stiamo parlando di un 21 noni. Sony ha attinto a piene mani alle proprie tecnologie in ambito cinematografico, in ambito imaging, e le ha concentrate su questo telefono. Uno smartphone con un prezzo d'acquisto piuttosto importante, 949 euro, fatto che ovviamente aumenta anche le pretese sulle prestazioni complessive di questo Xperia 1. Di fatto c'è anche qualche dettaglio che si poteva migliorare, ma ora vediamo anche di approfondire tutti questi aspetti. Allora, vediamo quali sono tutti i dettagli tecnici del nuovo Xperia 1. Ritorniamo allora sul display, un pannello OLED con diagonale da 6,5 pollici, ve lo ribadisco, una diagonale che si sviluppa su un rapporto di forma in 21 noni, quindi il display è stretto e molto molto lungo, di fatto da impugnare, sembra un telefono poco più largo di un vecchio 5 pollici in 16 noni, ovviamente lo sviluppo in lunghezza è assai più importante. Il peso non è neanche eccessivo, siamo intorno ai 178 grammi, certamente il fatto di essere di avere questa particolare forma fa sì che ogni tanto tenda a ribaltarsi in avanti, ma poi ci si abitua abbastanza velocemente. Il display, ve lo devo dire, è davvero molto bene, una risoluzione molto alta, 1644x3840 pixel, il rapporto pixel pollice mi pare che sia di 643 ppi, quindi un rapporto veramente altissimo, ma non sono soltanto queste caratteristiche a rendere questo display davvero molto bello, e anche la taratura del colore. Allora, intendiamoci, possiamo anche intervenire manualmente sulla taratura del display, ma è un display che di base non ha una eccessiva saturazione del colore, non ci sono contrasti eccessivamente sparati, è un display quindi che ha una riproduzione del colore molto fedele alla realtà, che si lascia utilizzare anche all'aperto, certamente fa parte delle cose più riuscite di questo telefono. Nella parte superiore capsula auricolare, fotocamera frontale, nella parte inferiore come potete vedere abbiamo l'interfaccia grafica tipica di Android 9 Pie, c'è il pulsante di accesso all'assistente vocale, possiamo fare un primo movimento dal basso verso l'alto per richiamare il multitasking, un movimento successivo ci permette di entrare anche nella cartella delle applicazioni. Intorno agli 8 mm lo spessore, il peso mi pare di avervelo detto ma vi ribadisco, siamo sotto i 180 grammi, particolarmente affollato il profilo di sinistra dove troviamo il pulsante per il controllo del volume, il fingerprint che è disgiunto dal pulsante di accensione e il tasto della fotocamera, è sempre un piacevole ritrovo il fatto di avere il pulsante per la fotocamera, un pulsante a doppia corsa che a metà attiva anche l'autofocus. C'è invece un po' di confusione tra questi due tasti perché, come vi dicevo, il fingerprint è disgiunto dal pulsante di accensione, credo che ci sia un problema di brevetti legato a questa soluzione, soprattutto negli Stati Uniti, non qui da noi in Europa, mi pare che ci siano alcune situazioni in cui la presenza congiunta del tasto di accensione del fingerprint richieda di pagare il brevetto a qualcuno. Non c'è nulla sul profilo di sinistra, nella parte superiore abbiamo invece un carrellino che ospita due nano SIM o una nano SIM e una scheda micro SD per espandere la memoria. Parte inferiore abbiamo l'altoparlante di sistema, il microfono, il connettore USB di tipo C, purtroppo manca il jack audio da 3,5 mm, è veramente un peccato su uno smartphone di questo tipo. Parte posteriore abbiamo questa colorazione blu che trovo davvero molto piacevole, che tende ogni tanto anche a cambiare un pochino colore in base all'incidenza della luce, sotto purtroppo tende un pochino a sporcarsi, è quell'unico difetto. Sotto il cover una batteria a 3330 mAh, l'amperaggio non è elevatissimo, è vero il processore non ha una tendenza eccessiva a scaldare, anche se poi devo farvi vedere una cosa che mi è capitata un paio di settimane fa durante l'utilizzo. Normalmente però non ci sono picchi di temperatura eccessiva, quindi non va a influire sulle prestazioni della batteria. Certamente non è un telefono che passerà la storia per la sua autonomia, che fa un po' fatica a confrontarsi anche con i competitor diretti in questa fascia di mercato, ci sono altri smartphone con delle batterie più capienti che riescono oggettivamente a fare meglio. Un telefono che vi porta senza grossi problemi
diciamo alle tarde ore del pomeriggio, ma ovviamente dipende dal vostro utilizzo. Con un utilizzo particolarmente gravoso vi fermerete un po' prima, se magari fate un utilizzo più blando riuscirete ad arrivare anche alla fine della giornata. Novità in ambito fotografico: ci sono addirittura tre sensori per questo nuovo Xperia 1. Abbiamo un sensore principale da, o meglio, i sensori sono tutti e tre da 12 megapixel. Quello principale ha una lunghezza focale da 26 mm e una lente f1.6. Abbiamo poi un sensore secondario, un sensore con lunghezza focale da 52 mm, scusate ma sto leggendo perché non mi ricordo tutto a memoria, da 52 mm, quindi la focale è esattamente il doppio del primo sensore, con lente f2.4. C'è invece un terzo sensore che è un sensore ultra grandangolare con focale corrispondente a 16 mm, anche in questo caso abbiamo la lente f2.4, quindi tre sensori con la medesima risoluzione ma con diversi livelli di apertura per ciò che riguarda la luminosità e ovviamente anche per ciò che riguarda la lunghezza focale. Poi andiamo a vedere anche qual è stato il comportamento della fotocamera. Distribuzione Android praticamente stock su questo Xperia One, ci sono le aggiunte del produttore per ciò che riguarda l'ecosistema Sony, però sono delle aggiunte mirate che non appesantiscono eccessivamente il telefono. Vi posso far vedere ad esempio questa applicazione che gestisce la possibilità di avere in due finestre le applicazioni, si chiama proprio 21 noni a più finestre questa applicazione. C'è la possibilità di potenziare il gioco, quindi per massimizzare le prestazioni durante il gaming. Apriamo un attimo anche CPU-Z perché vi volevo anche ribadire la scheda tecnica che prevede la presenza del Qualcomm Snapdragon 855, un processore estremamente muscolare che viene supportato anche da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria integrata, la GPU e l'Adreno 640. Come vi dicevo, se volete espandere i 128 GB di memoria potete anche inserire delle schede micro SD al posto della seconda SIM. Qui naturalmente ci sono anche tutti i settaggi possibili su questo Xperia One, e come vi dicevo avrete a che fare con la distribuzione del sistema operativo vicinissima a quella stock, però ci sono anche diverse possibilità di settaggio per ciò che riguarda alcuni dettagli, no? Dettagli fini del, non so, qui c'è l'impostazione della qualità delle immagini, guardate qui quante cose si possono scegliere, a riprova del fatto che Sony abbia lavorato in maniera estremamente attenta sui dettagli di questo Xperia 1. Anche qui c'è veramente da sbizzarrirsi per chi è poi particolarmente attento a questi dettagli, ci si può perdere. C'è la modalità a una mano, benessere digitale, l'avevamo già trovato integrato nel sistema operativo. C'è anche qualcosa che sicuramente manca, che magari ritroviamo su tantissimi altri smartphone, mi riferisco ad esempio alla possibilità di gestire più account contemporaneamente, a clonare le applicazioni. Insomma, sono dettagli, chiaramente se si sceglie di avere un sistema operativo particolarmente leggero, chiaramente da qualche parte bisogna perdere qualcosa. Andiamo a eseguire i nostri test. Chiamiamo allora sul telefono si raddrizza, chiamiamo il 190 di Vodafone e attiviamo il viva voce. Vodafone ti dà il benvenuto. I nostri consulenti sono a tua disposizione esclusivamente per bloccare. Allora, direi che la parte telefonica in queste settimane di utilizzo non ci ha creato nessun problema, il telefono riceve e ritrasmette segnali in maniera direi abbastanza puntuale, non ci sono cadute di linea, direi che il comportamento è assolutamente adeguato. Mi è piaciuta molto di più la capsula auricolare rispetto all'altoparlante di sistema. L'altoparlante di sistema ha un volume piuttosto alto, ma la qualità un po' così, intanto tende un pochino ad avere qualche rimbalzo metallico, sono un pochino dettagli, ma il volume invece è molto molto importante. Direi meglio la capsula auricolare, perché oltre ad avere un volume alto è meglio anche dal punto di vista della qualità acustica. Andiamo a vedere anche la navigazione internet. Allora, cosa possiamo vedere? Boh, siamo nel pieno di questi due giorni di Amazon Prime che stanno facendo diventare matti un pochino tutti, ma se avete voglia c'è questo articolo che viene aggiornato in continuazione anche sul nostro sito con tutta una serie di offerte selezionate. Adesso vi devo dire sinceramente non so se questo video andrà online in tempo, ma comunque
c'era questa notizia che era sicuramente estremamente interessante. Al di là di questo, ho aperto questo articolo semplicemente per farvi vedere la muscolarità di questo telefono durante la navigazione internet. È un fulmine davvero a caricare le pagine, a riformattarle, davvero nessun tipo di problematica. Andiamo a vedere la fotocamera. La fotocamera, come potete vedere, le icone della fotocamera sono state, le ho io raggruppate in questa cartella, perché ci sono di fatto due possibili scelte. La prima è la fotocamera normale, la seconda è Cinema Pro. L'apriamo anzi subito. Una modalità inserita all'interno di questo telefono ci aveva, come vi dicevo prima, molto incuriosito vederla in azione proprio a Barcellona durante il briefing di anteprima di questo telefono. È una modalità di fatto di tipo professionale che innalza a un livello davvero altissimo la possibilità di acquisire soprattutto i video. Si può lavorare sulla risoluzione, che in questo caso è attivata sul 4K, sugli FPS, in questo caso siamo al 23.98, si può anche lavorare, qui viene definita look, ma ci sono proprio di fatto sono delle sorte di filtro che possono essere cambiate per cambiare l'impatto scenico, no, dell'immagine che si sta guardando. Si può cambiare la focale di riferimento, 16, 24 e 52 mm, ne parlavamo prima. Si può lavorare manualmente sul valore ISO, sul tempo di apertura dell'otturatore, il bilanciamento del bianco, la messa a fuoco, in questo caso può essere manuale. Allora, di fatto abbiamo a che fare con un'interfaccia che viene ripresa dagli strumenti professionali di casa Sony e inserita su questo telefono. Allora, intendiamoci, credo che sia un valore aggiunto straordinario per uno smartphone. Nell'utilizzo quotidiano l'utilità forse è minore, perché lo smartphone è per eccellenza quello strumento che ci permette di scattare foto e di eseguire video con grande velocità, quindi bisogna avere un pochino di competenza su quello che si sta facendo per utilizzare Cinema Pro, ma soprattutto avere anche il tempo di riuscire a lavorare sui tanti parametri che questo strumento ci mette a disposizione. Certamente, se riuscite a lavorare, se avete la capacità e la voglia di farlo, ottenete delle cose davvero particolarmente interessanti. Se invece volete utilizzare la fotocamera normale, avete l'interfaccia tipica del mondo Sony, che forse avrebbe bisogno magari di una rirazionalizzazione di alcuni pulsanti. Lo vedete qui a sinistra, c'è il pulsante che vi permette di entrare in tutte le impostazioni della fotocamera. Vi devo far vedere anche una cosa importante: c'è anche una voce che vi permette di correggere quando ci sono le linee eccessivamente curve, quando utilizzate la fotocamera, quella ultra grandangolare, perché se non attivate questa funzione la tendenza è davvero molto molto forte a distorcere le linee, però il software riesce a fare anche questo tipo di lavoro senza problemi. Potete attivare anche la griglia di composizione. Da qui ci sono poi tutti gli altri pulsanti, potete attivare l'aspetto di forma, io ho utilizzato il 16 noni, il flash, e attivare ovviamente anche i selfie. Da qui si gestisce la fotocamera, con il pulsante superiore c'è invece la videocamera. Questo pulsantino invece attiva la modalità di registrazione video ad altissima velocità, si può arrivare fino a 960 frame al secondo, e il pulsantino è collocato verso il basso. C'è poi un altro tasto, che è quello che viene definito modalità, che di fatto raggruppa una serie di applicazioni che vengono inserite sulla fotocamera: selfie ritratto, Google Lens, ancora il rallentatore, effetto R, la modalità manuale, la modalità panoramica e gli effetti creativi, che vi permettono di dare qualcosa di più alle vostre fotografie. Di fatto si va a lavorare più che altro sul bilanciamento del colore, sull'intensità del colore, con alcuni settaggi che sono già programmati precedentemente. Questo dà sicuramente un valore aggiunto. Scusatemi un attimo che devo prendere il mio giocattolino colorato, così vediamo di fare subito una fotografia in diretta per vedere come si comporta in questo frangente. Si può poi ovviamente anche utilizzare quello che viene chiamato zoom 2x, o in questo caso la modalità ultra wide, che è quella super grandangolare. La velocità di scatto in questo caso è stata davvero molto molto buona, perché siamo sotto una fonte di illuminazione molto molto importante. Allora, queste sono le immagini che abbiamo appena acquisito. Va bene, qui si vede qualche riflesso di troppo sulla mia scrivania per via delle luci. Da queste immagini, anche se forse questa non ho centrato esattamente il punto di messa a fuoco, si vede secondo me un pochettino di
consentitemi, di non uniformità tra il comportamento delle tre fotocamere. C'è certamente un comportamento migliore della fotocamera principale per la velocità e la precisione della messa a fuoco, per la resa del colore, va un po' meno bene la fotocamera ultra wide, ma credo che sia anche abbastanza normale per le aspettative che ci sono legate a quel tipo di fotocamera. Foto eseguite in ottime condizioni di luce, in questo caso abbiamo avuto una velocità di scatto e di messa a fuoco assolutamente adeguata, direi che c'è una presenza di dettaglio veramente veramente molto molto buona. Qui ho fatto, vabbè, un piccolo servizio come spesso faccio a Maya, che per fortuna sta al gioco e non si arrabbia eccessivamente. Vediamo delle soluzioni magari meno semplici da gestire, delle foto notturne. Direi che tutto sommato il comportamento appare piuttosto, piuttosto interessante, non c'è un eccesso di rumore anche in queste foto notturne, forse siamo un pelino indietro rispetto a qualche concorrente, ma qui qualche selfie direi che trovo assolutamente interessante. Qui ci sono dei video con le immagini che si possono rallentare. Ora vi voglio far vedere anche un'altra cosa, ma prima voglio farvi vedere tutte le altre fotografie che ho ottenuto, perché vi volevo parlare di due dettagli, diciamo delle cose che mi hanno un po' meno entusiasmato della fotocamera. Allora, qui ci sono delle foto che sono state fatte di sera con ovviamente le tre fotocamere, la fotocamera normale, questa è la ultra wide. Allora, no, questa è la 2x, questa è la normale, questa è la ultra wide. Allora, io direi che questa, chiamiamola 2x, anche se stiamo parlando di uno zoom 2x in maniera impropria, è una fotocamera con focale da 52 mm fissa. Questa è la fotocamera normale, la 26 mm, credo che le prestazioni migliori vengano ottenute certamente con questa fotocamera, credo per via della qualità del sensore, per la dimensione del sensore, per la luminosità della lente che è una f1.6. Le prestazioni sono certamente piuttosto buone, ma un pochino inferiori quando si utilizzano le altre fotocamere. Mi ha lasciato invece qualche perplessità, sempre parlando di foto, però in questo caso di sera e al chiuso, quindi con illuminazione artificiale. Ecco, ho avuto qualche problema a riuscire a beccare Maya in maniera più ferma. È chiaro, l'animale ha sempre questa leggera tendenza a muoversi, non sta mai fermo a comando, guai se fosse così, però ho avuto la sensazione di un pochino di ritardo di scatto in queste situazioni, come se il telefono probabilmente evitasse di esagerare con il valore ISO, quindi allungasse leggermente il tempo di scatto, però in alcune circostanze credo che dovrebbe individuare meglio lo scenario di scatto. Questa foto è venuta un pelo meglio, questa è stata completamente fallita, come potete vedere. Con questa situazione mi sembra che il telefono abbia un pochino più di sofferenza rispetto a qualche concorrente. Un'altra situazione in cui secondo me bisogna lavorare con un pochino di attenzione quando si sceglie di lavorare con le macro, perché il telefono secondo me riesce a esitare delle macro di una qualità straordinaria, ma non è sempre semplicissimo, perché ogni tanto può capitare che il telefono venga ingannato soprattutto dalla parte posteriore dello scenario di scatto e la messa a fuoco non sia sempre precisissima, ci vuole qualche istante in più, ecco, rispetto a qualche altro smartphone ci vuole qualche istante in più di attenzione per avere delle foto perfettamente a fuoco durante la macro. Vi sto parlando di dettagli, ma visto che stiamo parlando di un telefono importante vi sottolineo questa cosa. Vi volevo dire in ultimo un'altra cosa che riguarda la fotocamera, credo che sia giusto anche dirlo in tema, in sede di una recensione. Il telefono non mi ha mai dato delle sensazioni di sviluppare un eccesso di temperatura, mi è capitato però, stavo guardando questo screenshot del 27 di giugno, ho guardato poco fa, quindi sono passati 15, circa 20 giorni, erano quelle giornate in cui a Milano faceva un caldo che definire insopportabile e poco, era una di quelle giornate che ho dedicato con maggior attenzione a vedere il funzionamento della fotocamera, quindi la fotocamera ha funzionato per moltissimi minuti ininterrottamente, ripeto, sotto questa situazione climatica davvero particolarmente avversa. Però vi segnalo che il telefono dopo un po' ha bloccato la fotocamera perché la temperatura dei sensori e delle componenti era eccessiva e quindi ha chiuso il funzionamento della fotocamera. Chi è appassionato di questo marchio, io sono appassionato
passato storico di questo marchio, ricorda che questo è un difetto che ogni tanto capitava anche su qualche altro modello. Non mi è mai più capitato, ma c'è stato un episodio e mi pare giusto segnalarvi che sia capitato. Cerchiamo di fare un riassunto di questo Xperia 1, un telefono certamente con una qualità elevatissima, lo è dal punto di vista costruttivo, c'è un display straordinario, c'è un motore a bordo, il Qualcomm Snapdragon 855, che è una garanzia davvero di una muscolarità estrema in tutte le circostanze, il telefono non rallenta mai, velocissimo in tutte le circostanze. C'è un sistema operativo che non è carichissimo di alcune funzioni che magari siamo abituati a trovare su altri concorrenti, ma è un po' il prezzo da pagare per avere un sistema operativo che non sia eccessivamente appesantito. Ci sono alcuni interventi ovviamente da parte di Sony per migliorare l'esperienza quotidiana, però di alcune cose si può sentire anche un pochino la mancanza. Importante il lavoro per ciò che riguarda la fotocamera, vi ho detto adesso alcuni dettagli che forse possono essere migliorati, ma davvero c'è questa chicca della modalità Cinema Pro, che è certamente un unicum che per mani esperte rappresenta veramente una marcia in più. Non eccezionale il discorso della batteria, ne abbiamo parlato poco fa, e purtroppo manca il jack audio da 3,5 mm, di contro è un telefono con certificazione IP68 come da tradizione del produttore giapponese. Mi fermo qui per il video di Sony Xperia 1 e vi rimando alle prossime recensioni. Un saluto da Ivan.